Buonasera, ben arrivati, ben trovati a questa nuova puntata di Semi di Speranza su Popolo della Famiglia TV. Vi invito a essere qui presenti con noi questa sera perché, come ormai dal mese di novembre, ogni puntata, come sapete bene, Semi di Speranza incontra una serie di realtà che operano sul territorio nazionale e che ovviamente difendono quelli che sono i temi a noi cari. Quindi, come potete vedere dal titolo, questa sera parliamo di vaccini, quindi è un tema assai caldo, caldissimo direi. Aspettiamo un istante che si faccia un po' di pubblico. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che guardano le nostre rubriche in differita perché ci rendiamo conto un po' dai ritorni, dalle mail che riceviamo e dai vari feedback che siete sempre più numerosi. Quindi siamo molto contenti noi della redazione, quindi Francesca Centofanti, Barbara Moi ed io, che la nostra rubrica incontri il consenso e soprattutto diventi un punto di riferimento per tutte quelle persone che vogliono avere informazioni pre-politiche, così come vogliamo definirle, perché sapete bene che Semi di Speranza non fa politica. Questa sera, giustamente come vi stavo dicendo, scusatemi se sono lievemente distratta, ma devo controllare al computer che la trasmissione sia agevole. Questa sera parliamo con Renovazio 21, Renovazio 21 e il suo portavoce che è Cristiano Lugli, con il quale abbiamo fatto una serie di prove oggi pomeriggio nella speranza di poter fare anche lui la doppia diretta e quindi magari avere, come abbiamo avuto per i precedenti ospiti, anche lui qui in video. Quindi approfitto per ringraziare tutti quelli che si stanno collegando. Io vi ho già detto che non sono capace come Mario a leggere immediatamente, soprattutto non ho una vista da falco così come ce l'ha lui, perché non ci vedo più, e dovrò farmi svelare da Mario come riesce a leggere tutti e fa l'appello. E vi invito nel frattempo però a condividere questa diretta e, laddove possibile, ad invitare quante più persone perché adesso facciamo il tentativo con Cristiano, che se sei in linea, perché non ti vedo, caro, se ti chiedo di mandarmi un commento per provare a farti entrare in diretta. Se mi fai un commento così, cara Barbara, se mi fai un commento così magari riesco a farti entrare, se no a questo punto avviamo e vado direttamente con la chiamata. Se ci sei, grande, ok, allora, no, non ti vedo con il simbolo, Lorenzo, quindi io proporrei, se sei d'accordo, scrivimelo nei commenti, di chiamarti direttamente perché non ti vedo con l'iconcina che mi permette di invitarti in diretta. Quindi non so con quale dispositivo tu stia andando. Abbiamo fatto le prove e ahimè non funziona. Ciao Silvia, ciao Barbara. Intanto ne approfitto. Anna Russo, ho visto passare Silvia Lucchetti, lo vedo dall'altra parte perché qua non ce l'ergo. E Barbara, ovviamente, Giovanni Barbaro, Patrice Losral, bonsoir mon cher, ça fait toujours plaisir d'avoir un franco-français parmi nos spectateurs. E quindi a questo punto io proporrei, se sei d'accordo, ok, perfetto, Cristiano, ti chiamo, ti metto in viva voce, chiediamo scusa ai nostri Facebook spettatori. Però non dipende da noi e sono piccole disfunzionalità, chiamiamole così, tecniche che non ci consentono di poter avere Lorenzo qui con noi, però lo sentiamo, adesso lo chiamiamo sul cellulare e metteremo in viva voce e vi dovrete accontentare, ragazzi miei. Ciao Rosa, e vi dovrete accontentare della mia faccia. Vediamo di correggere magari per una prossima volta e vedremo anche il bel viso di Cristiano. Ciao Cristiano! Ah,
Eccomi, buonasera a tutti. Grazie. Ciao caro, grazie per il tempo che ci consacri. Spiacente per questa A voi, mi dysfunction dispiace. Mi dispiace, colpa mia, mi sento l'unico che No, allora guarda, io approfitterei di dire Paolo Gulisano ci è riuscito, quindi voglio dire, no? no, infatti, se c'è riuscito Paolo Gulisano, in effetti mi vergogno anche un po', ma prometto che le ho provate No, tutte, vabbè, può succedere, le può succedere, può succedere. ho provate tutte. Entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata, Certo. caro Cristiano. Dunque, Renovazio 21. Io in genere sono una persona piuttosto curiosa, quindi la prima domanda che mi viene da fare è come mai questo nome? Se sei d'accordo, raggrupperei tre domande in maniera tale che poi mi taccio, parli solo tu, che è meglio, perché io ho la pessima abitudine di interrompere. Perché questo nome? Prima del nome, il motivo di questa, che immagino sia un'associazione, no? Poi ci spiegherai, e le tempistiche che hanno richiesto la nascita di Renovazio e progetti futuri, nonché quelli attuali, però voglio dire farà parte poi di quando ci racconterai adesso di Renovazio 21. A te la parola, Cristiano. Grazie, allora, ancora buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo invito, per la possibilità che avete dato a me in qualità di portavoce del Renovazio 21 di poter parlare di noi, insomma, e dei nostri temi. E mi avvio subito appunto a rispondere, a cercare di raggruppare queste domande che mi hai gentilmente fatto. Renovazio 21 nasce circa, siamo un gruppo culturale per adesso qui ci costituiremo, vediamo, stiamo valutando tra fondazione e associazione queste due opzioni, per ora siamo un gruppo culturale che comunque ha già tante attività sul campo. Nasce circa due anni e mezzo fa da un'idea in realtà del vero fondatore. Io sono un cofondatore che è Roberto Dal Bosco, uno scrittore molto attivo anche nell'ambiente dell'informazione e via discorrendo. Quindi nasce 2 anni e mezzo fa, e andiamo subito al nome, come mai Renovati 21, che in effetti è un nome che può destare curiosità. Noi sicuramente siamo gli uomini di questo 21° secolo, siamo gli uomini chiamati forse a una delle ultime, diciamo così, battaglie sotto tanti punti di vista. Quello su cui noi certamente ci vogliamo concentrare è quello etico, diciamo, per meglio dire sarebbe bioetico. Quindi tutto ciò che è un attacco alla vita nascente, che noi crediamo essere un miracolo irripetibile da difendere con tutte le forze possibili, tutto ciò che è un attacco alla vita nascente, noi ci proponiamo appunto di difenderlo attraverso chiaramente l'informazione, attraverso una militanza di carattere chiaramente informativo, appunto, e conoscitivo, e di fare quanto più possibile appunto per restaurare, diciamo così, anche con un passaggio all'attacco, un attacco chiaramente in senso metaforico, che Certo. si fondi sempre sull'informazione, sulla vicinanza anche alle persone, un attacco a quella che chiamiamo, ma non l'abbiamo inventato noi, questo termine, una necrocultura dominante, quindi questa cultura della morte di cui ha ampiamente parlato Giovanni Paolo II, ad esempio, nel suo pontificato, sempre combattuta anche da parte appunto del cristianesimo, della Chiesa stessa. Ecco. Oggi siamo sicuramente davanti a un'epoca molto, molto buia e molto difficile. Vediamo che la macchina, perché una vera macchina con degli ingranaggi della necrocultura, avanza sempre di più. Le cose che una volta, i cambiamenti che fino a qualche decennio di anni fa arrivavano, ma arrivavano con una, diciamo così, più evidente lentezza, oggi sono invece molto più veloci. Il moto corre molto più veloce, d'altronde in un certo senso alla fine, quando si arriva un po' a uno dei più bassi livelli della civiltà, e oggi purtroppo tutte le connotazioni, non per disperare, ma certamente per essere obiettivi, quindi rivedere in questa attuale società
veramente gli ultimi stadi di quello che l'essere umano, se sceglie di fare il male, può fare. Ecco, penso e pensiamo con Renovatio 21 che ci sia proprio bisogno di passare una sorta di attacco, diciamo così, di difesa, ma anche di attacco, quindi un attacco informativo, proprio per restaurare questo, rinnovare questo XXI secolo. Ecco, quindi questo è un po', Ecco. tutto il senso della nostra mission, per quello che possiamo, quelle poche armi che abbiamo, ma con tanta buona volontà. I progetti, futuri sono sicuramente questi, innanzitutto appunto di proiettarci verso uno statuto un po' più forte rispetto a quello del gruppo culturale, continuare a fare eventi, continuare a informare le persone, perché ognuno chiaramente ha le sue qualità, le sue peculiarità. Noi ci siamo posti un po', ma perché quello che un minimo ci riesce meglio, di cercare di fare proprio un'informazione, l'informazione contro tutto ciò appunto che è un attacco alla vita nascente e a questo ingranaggio della necrocultura, cercare di informare proprio per resistere, contrattaccare e darci questa missione appunto di continuare in questa buona battaglia. Questi sono un po' le nostre prospettive. Allora, innanzitutto grazie per questa ampia risposta e descrizione soprattutto, molto, molto dettagliata. A me viene da chiederti una cosa, che un po' diciamo, comunque è nella serie del canovaccio che ci siamo fatti, però ascoltandoti, no, mi viene da pensare, per introdurre poi il secondo slot di domande. La libertà vaccinale è argomento venuto alla ribalta da qualche anno, perché fino a 10 anni fa, 10, facciamo 15, correggimi se sbaglio perché sei tu il professional in questo ambito, no? Non era così contestata la necessità, il bisogno di vaccinarsi. Sbaglio? Allora, diciamo che il tema della libertà vaccinale sicuramente ha anche qualche anno in più dei 15 anni. Ci sono appunto associazioni in Italia proprio che si battono, insomma, per la libertà vaccinale già dagli anni 90, diciamo. Quindi è un tema piuttosto vecchio. È però anche vero ciò che dici tu, ovvero in realtà tutto questo interesse sul tema sicuramente si è destato perché lungo gli anni, piano piano, fino ad arrivare poi all'epilogo, diciamo, di questa triste situazione che sicuramente è la cosiddetta legge Lorenzin 119-2017, quindi più un paio d'anni fa, chiaramente tutto ciò che riguardava gli obblighi rispetto alle vaccinazioni. E questo appunto è un tema, avremo modo di parlare, su cui noi facciamo informazione, per chi lo conosce lo sa, per chi non lo conosce viene a sapere. Sicuramente c'era una pressione molto molto più bassa rispetto a quella che poi si è venuta a creare negli ultimi anni. È anche vero però che comunque gli obblighi c'erano, certo, erano obblighi, diciamo così, più formali per certi sensi, ma è anche vero che quando poi si arriva ad imporre una cosa, quando soprattutto si mette a tacere tutti coloro i quali, perché questo purtroppo negli anni è venuto, fra cui i medici chiaramente, mettono in discussione non tanto la bontà originaria, no, della vaccinazione, perché non c'è nessun medico, ma penso neanche nessuna persona che possa mettere ideologicamente in discussione per forza di cose il tema del vaccino in se stesso, ma mette in discussione l'applicazione, la produzione del vaccino, gli obblighi, l'imposizione, eccetera, eccetera. È chiaro che se si va a limitare la parola di qualcuno o se non si permette più un dibattito, ma si arriva ad esempio alle radiazioni, questo è avvenuto in questi pochi, brevi 2 anni in cui qualche medico ha provato con tutta pacatezza a mettere in discussione ad esempio il tema delle vaccinazioni massicce di massa, no? Sappiamo che oggi sono 10-11 vaccini inoculati a bambini, è chiaro che poi se si mette a silenziare così la cosa, se si crea un'imposizione, allora normalmente alle persone
si desta un sospetto, dice no, ma com'è che avviene tutto questo? Quindi è sicuramente vero, se è vero che la battaglia è più antica, diciamo così, è sicuramente vero che negli ultimi anni si è incrementata e si è messa proprio in discussione tutto il tema dei vaccini, perché ci sono state delle imposizioni e perché si è, diciamo così, ideata e poi portata avanti una caccia alle streghe. Oggi vediamo una situazione veramente di deragliamento, anche a mio avviso, ideologico e di dibattito rispetto a questo tema. No, no, sì, nel senso, io dicevo 10-15 anni, grazie per avermi corretto, perché cioè, ho un'età e ricordo che era un po' Certo. prima, però allo stesso tempo, non avendo nozioni esatte, preferisco sempre, sai, no, far sì che chi è specializzato, chi è più ovviamente aggiornato, possa dare l'informazione esatta, quindi grazie, grazie soprattutto per Certo, questo. grazie Quindi a te. mi dici, no, 20 anni, già 20 anni fa, no, insomma quasi più di 20 anni, sono quasi 30, libertà vaccinale. Comunque ci sono state delle persone che hanno cominciato a un certo punto a dire, ma erano 5 i vaccini, so, era la poliomielite, era l'Atlantide tetanica, perché questi erano, poi piano piano hanno cominciato a crescere. Allora la domanda è: libertà vaccinale da un lato e Costituzione dall'altro, Costituzione italiana, no? Dove e se ci sono dei punti di incontro, ma soprattutto di scontro tra queste due entità, vogliamo chiamarle così, realtà, diamogli un nome magari più Certo. leggero possibile, no? Cioè, la Costituzione è leggera o no, però intendi quello che voglio dire, no? Certo, sì. Io lo chiamerei allora sostanzialmente un atto sanitario, ok? La Esatto. somministrazione di un farmaco, perché tale è il vaccino, e dall'altra parte il diritto. È assolutamente vero quello che dici, cioè che la sanità, quindi la medicina, la scienza, e la Costituzione, quindi il diritto, diciamo così, per essere più generici, per ampliare il panorama, si possono incontrare e chiaramente si possono scontrare, no? Lo vediamo oggi, ad esempio, nel tema dell'esclusione dei bambini dalle scuole, cioè il diritto del bambino di andare a scuola, di avere un'aggregazione sociale, oggi è negato, ad esempio, appunto, contro, perché va contro in un certo senso quello che sarebbe il tema della scienza, della medicina. Questo è evidente che dipende da che parte lo vogliamo guardare. Sicuramente chi ha promulgato questa legge, in un certo senso, ad esempio la legge Lorenzin, pensa evidentemente che ci sia un punto di incontro tra quello che è la scienza, quindi la medicina, la cosiddetta difesa della salute collettiva, eccetera, e l'esclusione dei bambini da scuola. A mio avviso, invece, bisogna identificarlo come uno scontro, no? Tra diritto e scienza. In particolare, mi permetto di dire, a rispetto della Costituzione, sicuramente io chiaramente non sono un giurista, quindi non voglio stare qui a fare grandi lezioni di quelle che non è la mia materia. Tuttavia è evidente, ma proprio sotto gli occhi di tutti, che l'imposizione di un atto sanitario come quella che è la vaccinazione di massa e in un certo senso coercitiva alla quale assistiamo oggi, per forza cozza, ad esempio, con l'articolo 32 della Costituzione, che parla di, insomma, di libertà di cura, insomma, di poter scegliere, ecco, quelle che possono essere le cure appropriate. Oppure no, cioè non bisogna appunto dimenticare che il vaccino è un atto sanitario, non si, come tale non può essere preso con la leggerezza di cui se ne parla oggi, cioè i bambini fanno bene, i vaccini fanno bene, sono efficaci, sono perfetti, hanno salvato la salute di tutti e dobbiamo continuare a farli a tappeto. Questo penso che veramente tocchi in una maniera impressionante con quello che è ad esempio l'articolo 32 della Costituzione, come in un certo senso, senso più largo, più lato, cozza con quella che è l'istituzione famiglia, cioè ovvero si impone dei genitori per forza di cose, pena l'esclusione scolastica, che vuol dire l'esclusione sociale, perché
penso che siamo davanti a questo grande problema. Se parliamo di esclusione scolastica, ma escludiamo i bambini. Pensiamo, appena trascorsa la famosa data del 10 marzo, in cui i genitori dovevano presentare tutte le documentazioni e via discorrendo, gli accordi presi con l'ASL o di avvenuta vaccinazione, chi non l'ha fatto, il bambino è stato escluso da scuola, con lettera magari dei vigili. Ci sono stati casi a Rimini dove sono arrivate appunto delle lettere da parte dei vigili di tenere obbligatoriamente a casa i bambini. Pensiamo in questo caso allo shock di un bambino magari di 3-4 anni che chiaramente deve essere escluso dall'asilo. Perché poi di fatto, questo è il punto, perché non hai i vaccini, ma perché è un bambino sano, perché stiamo parlando di bambini sani, cioè il vaccino è un atto sanitario che in un certo senso dovrebbe prevenire. Non è che stiamo parlando di bambini appestati che vanno a trasmettere chissà cosa, stiamo parlando di bambini sani che vengono così esclusi dalle scuole in nome della scienza senza guardare, a mio avviso, al loro diritto e anche al diritto dei propri genitori. Ecco. Quindi voglio dire, sono contenta perché io ascoltando dico la pensiamo allo stesso modo poi fondamentalmente, no? Quindi c'è la Costituzione che emana e promulga delle leggi, cioè ci sono degli articoli in cui viene detta una determinata cosa, poi vengono promulgate delle leggi che si scontrano con quello che è scritto e riportato nella Costituzione, perché è questo, quindi c'è un vuoto, no? C'è un gap Certo, enorme che viene colmato con la forza, perché quello che mi stai descrivendo tu oggi di Rimini, voglio dire, ce ne sono casi in tutta Italia, perché chi segue un minimo, no? Le casistiche con la violenza, perché questa è una violenza nei confronti dei bambini, una violenza nei confronti dei cittadini, e scusami se sono venale, dei contribuenti, certo. No, no, è perché... verissimo. Voglio dire, quindi probabilmente quei vigili potrebbero essere impiegati per attività sicuramente molto più utili e di salvaguardia all'intera cittadinanza. Questo è il mio punto di vista personale, poi voglio dirti, no? Quindi questo è quello che preoccupa è il dilagare e la discesa, l'abbassarsi del piano inclinato e il rotolare sempre più in pendenza di questa pallina. Perché quelle Giustamente hai citato il tema che fino a un anno fa di queste cose, un anno, 2 fa, insomma, praticamente non se ne parlava neanche. Pensiamo a tutta la strumentalizzazione che in questo periodo, credo in un modo davvero violento, anche irrispettoso per i bambini e per le famiglie che hanno figli immunodepressi, no? Cioè, gli immunodepressi ad oggi strumentalizzati, nel senso che come fanno in un certo senso i giochi, anche un po' di potere o comunque le istituzioni a dire che i bambini vaccinati, non vaccinati, che sono appunto, abbiamo detto, abbiamo chiarito, bambini sani, come possono essere un pericolo? Come lo spiegano? Secondo loro, siccome non garantirebbero questa copertura vaccinale, e sarebbero comunque dei soggetti propensi a trasmettere la malattia prendendola, non essendo secondo loro immunizzati, potrebbero essere un pericolo per i bambini gravemente immunodepressi. Questa è una strumentalizzazione veramente ipocrita, ma credo anche grave. E non sono io a dirlo, cioè lo dicono i dati, ovvero fino a 2 anni fa, degli immunodepressi, perdonatemi, ma non interessava Non assolutamente toglie niente a niente a nessuno, certo. nessuno. Non erano mai menzionati, peraltro, cioè, proprio è un disinteresse totale. Oggi sono diventate l'etichetta con la quale, in un certo senso, creare appunto quella che è l'emarginazione sociale delle famiglie che vorrebbero scegliere, non trovandoci davanti a chissà quali tormente epidemiche, il bene dei loro figli. Ecco. Cioè, quindi veramente è una situazione realmente grave, perché da una parte c'è una ricerca di un'emarginazione sociale. Noi con Renovate 21 cerchiamo di parlarne tutti i giorni, raccontando proprio le storie dei genitori, e vi garantisco che ci sono delle storie veramente raccapriccianti. Ma oltre a questo, appunto, c'è tutta la strumentalizzazione di quella che è la parte debole, no? Cioè, quindi i bambini immunodepressi e anche i genitori che chiaramente, sentendosela dire una, due, tre, 10 volte, poi vedono magari nella famiglia o ancor peggio in quel bambino non vaccinato, lo ripeto, un bambino sano, il pericolo letale per il loro figlio, quando sappiamo benissimo, e ci sono fior fior
sia di studi ma anche di testimonianze dirette di persone immunodepresse che dicono il nostro problema non sono i bambini non vaccinati, i nostri problemi sono qualsiasi cosa si aggiri nell'aria, perché per un immunodepresso anche un raffreddore che può sembrare banale può essere comunque la causa poi di complicanze o di star male e via discorrendo. Quindi davvero, a parte che è un castello di carta, ma poi c'è anche appunto la gravità, a mio avviso, di tutta quella che è la strumentalizzazione di questi casi. Vabbè, la strumentalizzazione adesso poi è brutto da dire, ma è quasi ovvia, ma cioè, sai cosa ti voglio dire? Perché comunque ci stiamo arrivando piano piano, pezzetto per volta. Esatto. Visto che ogni cosa che viene diciamo, proposta qui in Italia come nuova legge necessaria per la qualsiasi, sono volutamente polemica, Cristiano, diciamo, sottotitolata o motivata con la tipica frase «ce lo chiede l'Europa», allora mi viene da chiederti, no? La stampa ha pubblicato, diffuso le varie tabelle di rapporto tra i vaccini che si fanno in Francia, Spagna, Norvegia, diciamo i paesi della comunità europea, no? Ecco. Rispetto all'Italia. Premesso che ci sono paesi in cui determinati vaccini non sono obbligatori, la situazione italiana rispetto all'Europa, in numeri semplici, cioè facciamo, io poi sai cos'è, facendo i numeri semplici, dicendo in Europa ci sono 8 vaccini, senza neanche elencarli, no? L'Italia ne ha 12 obbligatori, questo è. Al di là del perché della discrepanza, riagganciandomi a quello che stavi dicendo tu, no? Voglio dire, a volte vengono chiesti dei vaccini ma non sono necessari. E sapendo che dietro a queste richieste di aumento di vaccini ci sono altri interessi di cui parleremo tra poco. La situazione Italia versus Europa, qual è ad oggi? Allora, qui è una bella domanda, chiaramente. È evidente che una cosa che a mio avviso si può dire è l'Italia è stata in un certo senso, credo, senza voler fare chissà quali dietrologismi, complottismi che non fanno parte di me, non fanno parte dell'operato di Renovatio 21, ma credo che sia stato un po' il paese, diciamo così, scelto a modello, o la cavia di questa vaccinazione di massa a tappeto. Tant'è che, se è vero che appunto, in Italia, pensiamo, eravamo giustamente partiti, come hai detto tu, partiti con questa proposta di 12 vaccini. Poi, dialogando di qua e di là, sono scelti a 10. Cioè, anche lì questa cosa fa abbastanza ridere, no? Si parte da 12, la Lorenzina vuole 12, poi alla fine si fa la legge, vabbè, 9 più 1, chi ha fatto la Fanno i varietà. saldi, no? Mi viene da dire ci stanno i saldi poi, Esatto, perché. ci sono i saldi dei vaccini. Sì, mi sembra un'immagine perfetta per descrivere la situazione. Quindi l'Italia sicuramente è stata un po' scelta come paese cavia, poi sicuramente ha seguito la Francia, via discorrendo. Ci sono altri paesi in Europa che hanno le vaccinazioni obbligatorie, però sul territorio europeo, ad esempio, ce ne sono altri che non ce le hanno, come l'Austria, dove la cosiddetta immunità di gregge, via discorrendo, è oltre, ma molto oltre sotto la soglia del 95% che si vorrebbe, che anche su questo dato ci sarebbe tanto da dire su come si possa trovare una soluzione algebrica, logica, per dire che sotto il 95% non ci sono più epidemie. Pensiamo al caso di recente di quella nave in mare, dove sostanzialmente tutti quelli a bordo della nave hanno contratto il morbillo, essendo tutti vaccinati, essendo lontani dalla riga. Quindi anche quello ci fa capire che tutta questa logica coercitiva e mentale sull'immunità di gregge, francamente, lascia perplessi, ad esempio, guardando i dati dell'Europa, dove siamo circa sull'80-83% della copertura vaccinali, eppure non è mai scattata nessuna epidemia di nessun genere. L'Italia, per rispondere proprio specificamente alla tua domanda, come ho già accennato, credo che sia davvero un po' il paese baluardo rispetto a questo tema. In
In Francia, ad esempio, dove ci sono 11 vaccini obbligatori, che appunto ha seguito il vento italiano, ci sono state delle rivolte molto più Sì. forti rispetto a quelle italiane, anche proprio di piazza. Sì. Uno dei grandi temi dei famosi gilet gialli, per quanto è stato un po' occultato dalla stampa italiana, era proprio quello di queste vaccinazioni di massa a tappeto rese obbligatorie. Però va anche detto che tutta la tensione, tutta davvero la caccia alle streghe, la pressione che è stata fatta in Italia, negli altri paesi in effetti non c'è stata, o quantomeno non a questi livelli. Quindi tutto ciò, noi non abbiamo dati certi, chiaramente, perché non lo sapremo mai, però tutto ciò fa pensare che veramente l'Italia abbia un po' siglato un patto vero o formale comunque per essere un po' la chiave di questa vaccinazione a tappeto, che poi è scoppiata di fatto in un modo nemmeno troppo comprensibile. Cioè, a un certo punto ci hanno detto che c'era un'epidemia dappertutto, morbillo dappertutto, eccetera, eccetera, e si è iniziato a discutere di questa legge, che poi si è fatta in brevissimo tempo. Quindi anche tutte le grandi parole, io accenno, ma proprio una cena veloce, di questo governo, non voglio entrare nell'agone della politica, ma di tutto questo governo, alla fine si vede che sono state lasciate non solo lì, ma proprio non è stato mantenuto niente di quello che era stato promesso. È chiaro, tutto fa pensare davvero che ci siano veramente dei patti, ecco, per questi vaccini. No, guarda, faccio, Quindi ti, ti, sì. fa, ti faccio una battuta. Ti faccio una battuta perché questo governo era molto più interessato a dare cioè, il reddito di nulla facenza, mio caro. Quindi devo fare un Certo, bellissimo ma contratto di governo dove per le famiglie non c'è una lira, e di conseguenza anche per questo genere di problematiche, perché questa è una problematica che impatta direttamente sulle famiglie, no? Quindi certo, assolutamente. evidentemente la necessità di destabilizzare e destrutturare ancora di più quello che è il ruolo genitoriale in termini di esercizio della potestà genitoriale, perché la gravità di questo decreto era quella di andare a toccare la potestà genitoriale, che è già messa fortemente in discussione da tutta una serie di istituzioni nate per essere il prosieguo di quello che i genitori insegnavano in casa, vedi la scuola per esempio, no? Quindi su questo, guarda, Assolutamente. potremmo aprire, no, sfondi un portone, guarda, proprio un portale. Quindi parliamo comunque, iniziamo a affrontare il discorso della strumentalizzazione, perché è questo poi il clou, neanche troppo nascosto di questa, diciamo, di questo pilota che doveva essere l'Italia, no? Proviamo un po' a vedere queste, tanto queste, cioè, l'Italia viene un po' trattata come, ma sì, proviamoli, tanto a questi gli va bene tutto, no? Basta che noi italiani abbiamo, Certo. ci danno il calcio, ci danno, perché questo purtroppo noi siamo, ci danno il calcio, ci danno a mangiare il telefonino nuovo, l'occhiale figo, e poi dopo noi ci propinano qualunque cosa. E invece evidentemente c'è qualcosa che non è andato, no? Quindi c'è un problema più grave che è assopra ai vaccini, che è quello della strumentalizzazione della scienza. C'è una strumentalizzazione della scienza e della ricerca. Della ricerca strumentalizzata perché non vengono mai elargiti i fondi per la ricerca che comunque è all'origine del benessere umano. Allo stesso tempo si strumentalizza la scienza. Mi viene da pensare banalmente l'utero in affitto, anche se non è il tema di questa puntata, però c'entra, no? Grazie. C'entra assolutamente. Allora, è possibile che ci sia una strumentalizzazione, che la strumentalizzazione purtroppo ci sia, ma sia arrivata a questi estremi quasi inarrestabili, laddove venga strumentalizzata sia la scienza che la ricerca per scopi che sono ideologici e di profitto e non più umani? Sì, assolutamente. Cioè, dobbiamo partire dal presupposto, purtroppo, che se buttiamo l'occhio un po' più in là, e noi con Renovatio 21, con l'amico Roberto Dal Bosco, è quello che cerchiamo di fare ogni giorno, cioè partire da questo presupposto, trattare tutto il tema dei vaccini, ma buttando anche l'occhio più là, giustamente tu hai citato l'utero in affitto, che è una cosa che sicuramente riguarda comunque tutto il panorama, diciamo, di necrocultura, alla quale accennavo all'inizio. È chiaro che
vediamo una scienza, per così dire, che è tutta volta ad avere anzitutto scopi ideologici primariamente e poi di profitto, che penso sia la conseguenza. Io vedo prima quello Sì. ideologico, prima ancora che quello di profitto, ecco. Quindi sicuramente questo aspetto è notevolmente evidente. Pensiamo che oggi la scienza si occupa di cose e mira cose quali, ci siamo dentro fino al collo, la manipolazione genetica. Genetica, esatto. Oggi una delle ultime battaglie proprio della necrocultura è proprio quello dell'attacco biologico al DNA umano. Quindi questo mito, in un certo senso, prometeico, diciamo, di fare l'uomo di qualcosa che vada Sì. oltre l'uomo, no? L'oltre uomo danunziano, nietzscheano, il superuomo. Quindi sicuramente la scienza oggi è asservita a tutto ciò, e questo purtroppo tocca dirlo, che va contro l'uomo. E se va contro l'uomo sappiamo evidentemente a chi va contro realmente e sappiamo da chi è voluto. Ecco, penso di avere Sì. davanti un pubblico che sia molto sensibile a questi temi, quindi mi permetto di dirlo. Siamo davanti davvero ad una scienza che invece che mettere al centro la persona umana, come dovrebbe essere tutto anche il grande tema della medicina, no? Tutte le volte che mi tocca scomodare Ippocrate, penso, poveretto, al suo testamento, al suo giuramento, quanto oggi non solo è messo in discussione, ma è vilipeso, è contrariato. Il primum non nocere, appunto, che è anche un tema, se vogliamo, dei vaccini, cioè quindi questo non fare male, non danneggiare, pensiamo a tutti i vari temi, l'aborto, l'utero in affitto, la manipolazione genetica come ultimo atto, appunto abbiamo detto, contro l'essere umano, ha evidentemente ragioni ideologiche, ecco, ha motivi a mio avviso addirittura preternaturali, perché altrimenti non si spiegherebbe, cioè una scienza che cerca di andare contro l'uomo, di perfezionare materialmente l'uomo, di appagare ogni bisogno e piacere dell'essere umano, senza etica, senza morale, senza dibattito sulla liceità delle cose, delle scelte, pensiamo al caso delle due gemelline modificate geneticamente, le Esatto. due gemelline cinesi, la gravità di questo atto, quello si è overtonizzata in un certo senso, no? Questa pratica, si sono creati i presupposti, si è creato il primo caso per rendere, diciamo così, il caso da impensabile a comunque sia a un certo punto fattibile, pensabile, diciamo così. Quindi sicuramente l'interesse ideologico a mio avviso è quello maggiore. Poi c'è quello di profitto, se parliamo ad esempio dei vaccini, chiaramente è inutile che mi vengono a dire che il vaccino costa poco, insomma, stiamo parlando di vere e proprie lobby farmaceutiche che muovono milioni, miliardi di euro, miliardi di dollari, creano stabilimenti ogni 3x2 per produrre vaccini, quindi francamente venirci a dire che è tutto per il bene dell'essere umano, vedendo proprio noi che cerchiamo di far vedere anche quello che c'è al di là del vaccino, vedendo che l'attacco che c'è contro l'uomo, l'attacco che questa cultura, questo macchinario della cultura della morte fa contro l'uomo, chiaramente è evidente che si possa vedere che le ragioni di profitto ci sono e non sono di certo per il bene dell'essere umano o per la messa al centro dell'essere umano. Ecco, questo purtroppo credo che se si allarga un po' l'orizzonte sia, ahi noi, sotto l'occhio di tutti. Ed è No. questo contro cui dobbiamo combattere in un certo Esatto. senso. Non so se ho Esattamente. risposto alla No, tua no, domanda, ecco. hai risposto perfettamente, rimanendo sempre molto politicamente corretto, che è una cosa che io non sono capace a fare ad essere. Quindi hai risposto assolutamente, assolutamente nel senso, voglio dire, che serve. E qui agganciamoci, perché tu hai parlato di vere e proprie industrie, perché questo è industria di vaccini, no? Cioè da ok, industria di vaccini. Che c'è dentro a sti vaccini? Detta proprio alla romana, guarda, che ci sta dentro a sti vaccini? Sì,
Questa no, non te questo l'aspettavi così, sì. Cristiano. Questo è un grande tema, è chiaramente uno dei temi più dibattuti, i temi che creano, diciamo, proprio il vero e proprio dibattito sulla bontà o l'innocuità dei vaccini. Anzitutto dobbiamo dire che, come posso dire, c'è una grave difficoltà di esercitare una scienza che sia libera, appunto, Esatto. che sia servile, diciamo così, verso l'uomo, che metta al centro la persona, come ho detto poc'anzi, e chi lo prova a fare, nella maggior parte dei casi, come accennavo prima, viene tolto di mezzo in un certo senso, no? Quindi oggi chi vuole fare scienza al servizio dell'uomo è messo molto in difficoltà. Chi vuole curarsi dell'essere umano, preoccuparsi dell'essere umano, viene messo in difficoltà, alle volte appunto anche, come nel caso di medici, radiati. Ne abbiamo uno in particolare, mi permetto di citarlo perché è un caro amico, il dottor Roberto Gava, una persona, peraltro ha, insomma, una famiglia anche numerosa, veramente una brava persona che ha fatto tanto bene, continua a fare tanto bene alle persone, che per aver espresso un dubbio sulle vaccinazioni di massa, no? Sui vaccini, è stato messo all'angolo, è stato avviato un processo di radiazione che per fortuna ancora non si è concluso, quindi non, tutti lo chiamano radiato, anche lì per manipolare le notizie, ma, Certo. e quindi per screditarlo a prescindere, ma non è così. E diciamo, Terreno H21, scusami, mi aggancio un sì. attimo, scusami se ti interrompo perché mi tocchi un argomento che mi sta piuttosto caro. E dottor Roberto Gava, diciamo, è stato anche abbastanza fortunato perché è stato semplicemente radiati. Altri sono stati accompagnati a Camposanto anzitempo, no? Perché purtroppo sai esattamente di cosa sto parlando. Ma io ci vado giù e mi dispiace. La verità, io sto nella verità, io sto nella verità, Cristiano. E dobbiamo stare nella verità, perché bisogna chiamare le cose per il nome che hanno, no? Questo ti dà la misura della pericolosità di chi rimane nella verità, perché quando accadono questo genere di Assolutamente. cose, significa che siamo sulla strada giusta, quindi si va avanti, no? Assolutamente, Ecco, costi certo. quel che costi. Sì. Scusa, non volevo, perdonami, però. No, ci mancherebbe una precisazione giusta e gradita. E noi collaboriamo ad esempio con un'associazione che si chiama Associazione Vita al Microscopio, che segue un po' i lavori che hanno fatto due ricercatori italiani, diciamo, il dottor Stefano Montanari e la dottoressa Antonietta Morena Gatti, Conosco. modenesi. Da tanti anni loro fanno ricerca per il bene delle persone, hanno diverse pubblicazioni, hanno fatto diverse analisi attraverso la microscopia elettronica sulle leucemie, quindi spaziando su vari temi. Da un bel po' di anni a questa parte le hanno fatte anche sui vaccini. Ecco, dal momento che loro, devo molto riassumere perché la loro storia sarebbe lunga, ma dal momento che loro hanno iniziato sostanzialmente a guardare ciò che c'era dentro i vaccini, a pubblicare semplicemente ciò che loro hanno visto, cioè delle nanoparticelle di metalli pesanti che quindi possono, che inquinano questi vaccini che poi vengono inoculati, e capite bene che metalli pesanti nel corpo non sono proprio una cosa ottimale, diciamo così, sono stati assolutamente messi all'angolo. Quindi per fare una scienza proprio al servizio dell'uomo, loro di fatto hanno perso tutto, ma hanno perso anche, ad esempio, la casa per poter continuare a fare le loro ricerche. La loro casa l'hanno venduta, continuano a combattere, ma sono stati osteggiati in tutti i modi possibili, proprio perché hanno cercato con onestà, veramente, più quelli che conosco di persona, sono due bravissime persone, insieme a tutta l'associazione Vita al Microscopio che li sostiene, con tutta onestà hanno cercato di fare una ricerca al servizio dell'uomo, per il bene dell'uomo e anche di tanti bambini, e chiaramente sono stati Perfetto. ostracizzati, se non ridicolizzati, senza però mai la benché minima prova, il benché minimo confronto, chiaramente, come spesso accade, senza essere lasciati andare avanti nel loro lavoro. Quindi il tema dei metalli pesanti, adesso stanno uscendo altre, i dottori Gatti e Montanari sono stati i primi a pubblicare delle evidenze scientifiche che mostravano come questi vaccini sono sostanzialmente tutti inquinati da metalli pesanti. Stanno uscendo altre analisi di un'associazione italiana che sta appunto continuando a dimostrare che dentro i vaccini ci sono cose che non dovrebbero esserci. Grandissimo. Non so se è arrivato il momento di dire questo, ma non
non so se la devo dire io, la devi introdurre te, è una dei grandi temi di Renovatio 21 e dei grandi problemi etici di coscienza che dentro ad alcuni vaccini, come alcuni sparano, come altri no, ci sono linee cellulari di feti abortiti. Ecco, io mi fermo a questo preambolo, poi No, no, guarda, ti forse. prego di proseguire perché, grazie, anzi, perché è una delle prime domande che hanno, che dopo con calma, quando dopo la diretta, se avrai tempo, andrei a vedere anche quello, i commenti che sono parecchi. È stata la prima domanda che è stata scritta nei commenti. È stato proprio scritto, chiedi questa cosa, perché loro ovviamente non sanno che noi abbiamo un'autrice che è la Daniela Baldanza, che ci prepara il canovaccio che viene condiviso con gli ospiti, con il quale poi comunque ci prepariamo per queste interviste. Quindi va benissimo e vai assolutamente, Cristiano, perché il clou è questo, Ecco, eh. sì, credo che siamo arrivati appunto al punto centrale anche di quella che è un po' è stata la nascita, che è la mission di Renovatio 21. Quindi abbiamo detto ci sono questi vaccini che sono prodotti con linee cellulari di feti abortiti. Questa purtroppo è una realtà, tra l'altro inconfutabile, perché non solo è ammessa dalle stesse ditte farmaceutiche che producono alcuni vaccini, ma è stata ammessa più volte anche dai grandi padri delle vaccinazioni moderne, ecco, tipo Stanley Plotkin, uno dei più famosi, un medico consulente per tanti anni della Sanofi Pasteur, una delle più grandi, insomma, industrie farmaceutiche, in alcune dichiarazioni rilasciate a gennaio del 2017, mi pare, parlava proprio di questo problema. Gli è stata chiesta la cosa, e lui ha parlato proprio tranquillamente, in un certo senso con quell'intelligenza da scienziato anche un po' malefico, se vogliamo, ma coerente, quantomeno non ha negato quello che ha fatto, come invece oggi accade, perché oggi cercano di sminuire il problema, cercano di dire che ma sì, tanto è stato fatto solo un aborto per produrre queste linee cellulari, a parte che non è vero, ma poi fosse anche solo uno, il problema si presenta Dimenticando il rispetto piccolo alle. dettaglio che un aborto è un omicidio, così tanto per gradire, capisci? Tanto è, Certo, scusa, perché, cioè certo, no, ma. tu me le servi su un piatto d'argento, io me le mangio, No, Cristiano. ma infatti chiaramente arriviamo a dire anche proprio in modo specifico questa cosa qui. Comunque, insomma, per non farla troppo lunga e cercare di fornire qualche informazione base che poi possa essere utile per approfondire, tanto questo chi venisse sul nostro tema, mi permetto, sul nostro sito che mi permetto di segnalare, che è www.renovazio21.com, può trovare tanto di questo materiale informativo su questo tema, che è quello chiaramente che ci sta più a cuore, quindi un tema di coscienza e un tema di morale. Quindi sì, dicevo, sostanzialmente ci sono vaccini prodotti con linee cellulari di feti abortiti. Ora, ce ne sono diversi, ma per restare in ciò che ci interessa, mi concentro un attimo proprio per specificare bene la cosa, su quello che è il vaccino che ci coinvolge, no? Perché uno può dire, vabbè, allora qui si situano diversi problemi, non è solo un problema per il consumatore, tra virgolette, no? Ma è anche un problema, a mio avviso, per il produttore e Certo. per il ricercatore, chiaramente, che però fino ad adesso nessuno si è mai sostanzialmente troppo lamentato di questa situazione tra i produttori e i ricercatori. Però noi come genitori, insomma, come consumatori, tra virgolette, ci dobbiamo interfacciare con il problema etico e morale che sta in particolare nel vaccino antimorbillo, parotite e rosolia. Perché è un vaccino prodotto da GlaxoSmithKline, se qualsiasi persona, chiunque voglia andare a guardare la scheda tecnica dell'AIFA, scrive MPR scheda tecnica AIFA su Google, potrà vedere che proprio sul sito dell'AIFA, quindi non è che lo sta dicendo Cristiano Luglio in Renovatio 21, c'è scritto prodotto con linee con MRC5, no? Adesso non mi ricordo se è prodotto, coltivato con linea cellulare MRC5, che è questa linea cellulare di circa ormai, stiamo parlando di 560, 70 anni fa, diciamo, di un aborto abortito, di un aborto, scusate, volontario e non spontaneo. Quindi c'è chiaramente questa gravità per motivi sostanzialmente futili, quindi perché questo
questa donna non desiderava di avere altri figli, da questo bambino sono state poi tratte le linee cellulari, le prime, diciamo, linee cellulari MRC5, poi c'è un'altra che deriva da un altro feto abortito che si chiama WI38, Winston Institute 38, con cui sono stati prodotti fino ad oggi numerosissimi vaccini. Quello con cui ci dobbiamo scontrare noi, perché chiaramente è obbligatorio, quindi crea un enorme problema morale, perché qui ti obbligano, è proprio quello anti-morbillo, parotite e rosolia. Noi sappiamo che i vaccini, in particolare quelli contro i virus, eccetera, eccetera, necessitano di cellule, no? Perché i virus sostanzialmente non possono crescere da sole se non hanno, diciamo, un macchinario della cellula dove replicarsi. Quindi queste linee cellulari sono indispensabili, diciamo così, con la ricerca. Qual è il problema? È che vengono scelte, sono state scelte in passato, poi se volete vedremo anche il confronto tra oggi, perché è un tema veramente enorme, sono state scelte delle cellule di feto abortito estremamente giovani. Perché quelle giovani cos'hanno? Perché non usare cellule umane di adulti, eccetera, eccetera? Perché sostanzialmente hanno una resa enorme per il ricercatore, perché si possono replicare migliaia, un'infinità di volte. E questo è il motivo per cui dagli anni 70 fino ad oggi queste linee cellulari sono andate avanti e si producono ancora vaccini con queste linee cellulari. Va detto che per arrivare ad isolare questi virus, quindi crearci il vaccino, Stanley Plotkin, quel medico che Sì. citavo prima, consulente, si possono trovare anche video su YouTube scrivendo Stanley Plotkin, dichiarazione, vaccini, effetti abortiti, c'è proprio la traduzione fatta anche bene. Quello che lui dice è, a dispetto di quello che invece vogliono farci credere, che non sono stati usati gli aborti, che comunque sono omicidi, quindi non cambiano nulla, e non è che tutta questa questione si fondi sui numeri, ma lui ammette che per isolare questi virus hanno fatto diversi tentativi utilizzando 76 feti abortiti. Quindi voi capite che non è che perché poi quelli giusti erano gli ultimi due, allora noi dobbiamo considerare quelli. Cioè, per l'altare sull'altare della ricerca, della pseudoscienza, permettetemi di chiamarla così, sono stati immolati a questa Moloch su ultra ipervaccinista, noi con Renovazio 21 la chiamiamo la Dea Siringa, perché veramente sembra una religione di Stato, fino al punto che ci sono stati medici recentemente che hanno detto cose gravissime, tipo il vaccino oggigiorno ha quasi sostituito il battesimo religioso, è una sorta di battesimo scientifico. Pensate in questa frase, Sì, che a sì, me fa sì, venire sì, sì, veramente i sì. brividi, fa venire veramente i brividi, quanta purtroppo maligna verità ci sia, perché questa è la realtà dei fatti, no? Cioè, sì, prima del battesimo c'è il vaccino, no? È l'uncino dello Stato. Certo, Quindi certo. c'è questa cosa qui. Quindi chiaramente sono stati sacrificati almeno in quegli anni 76 feti abortiti. Poi sappiamo che negli ultimi anni, ad esempio nel 2013, mi pare, è stata costruita una nuova linea cellulare in Cina. Ci sono studi pubblicati, noi abbiamo diverso materiale su questo, facciamo diverse conferenze anche su questo tema qua, dove appunto si sono fatte abortire 9 donne, si sono selezionati 9 feti, quello migliore è stato scelto e si è prodotto una linea cellulare. Appunto, cosa c'è da dire? Che questi feti abortiti occorra che siano sempre sani, ok? E spiego anche dopo velocemente il motivo. Cosa ci induce a comprendere questo? Che gli aborti devono sempre e per forza essere volontari, perché in un aborto volontario sappiamo che c'è un bambino sano, in un aborto spontaneo sappiamo che probabilmente ci sono problemi genetici e quindi sappiamo che non ci sono cellule sane, ma cellule sostanzialmente inutili alla ricerca. E gli aborti volontari con cui sono stati prodotte queste linee cellulari, pensiamo all'enorme scandalo della Planned Parenthood, no? Dove Esatto, vendevano i pezzi di organi, esatto. chiaramente questo è tutto Collegato, collocato certo. a questo ritorno al sacrificio umano che la scienza veramente immola in un modo squallido, scandaloso, come è stato lo scandalo della Planned Parenthood, dove si vendevano pezzi di organi discutendone davanti a bicchiere di vino e sognando Jaguar in cambio di organi. Quindi
i bambini venduti. Cioè, tutti questi aborti qua, dicevo, sono tutti pianificati e organizzati. Questo è evidente. L'aborto volontario ti permette di pianificare un'equipe, è veramente disgustoso questa cosa, che possa essere lì su quel momento, organizzarci e ricavare poi quello di cui hai bisogno, queste linee cellulari di fete cortici. Quindi stiamo parlando, e qui arrivo a quello che dicevi giustamente tu, di un omicidio efferrato, vediamo un attimo perché, e Organizzato, premeditato, esatto, premeditato. esattamente. E lo chiamo efferrato, poi interrompimi se sto andando troppo avanti, ma lo No, no. chiamo efferrato proprio perché ci sono le tecniche con cui si devono attuare per questa operazione di ricerca di queste linee cellulari, sono veramente allucinanti, sono efferrate, io adesso mi scuso se dirò qualcosa di forte, ma c'è lo smembramento di questi bambini, vengono tirati fuori con le pinze, si cercano di salvaguardare gli organi, ma di fatti si dilania molto spesso il bambino, no? E poi ci vengono a dire che sono cose non traumatiche per i tessuti, cioè anche queste sono cose veramente allucinanti. Ci sono le varie aspirazioni, no? Del bambino vivo per conservarne gli organi, ci fanno dei fori con la forbice nel cranio, i bambini vengono aspirati perché gli organi rimangano intatti, perché quindi si possono raccogliere al meglio queste cellule fetali, senza tenere minimamente conto appunto di tutto quello che è il tema del dolore fetale, che ha delle evidenze scientifiche, quindi stiamo veramente parlando di aborti che sono stati compiuti, che fossero in passato, ma ripeto, lo scandalo della Planned Parenthood fa ridere, tra virgolette, davanti a chi cerca di sostenere che sono aborti, quelli per produrre linee cellulari di feti abortiti per cui produrre i vaccini di 70 anni fa e poi non ce ne sono più stati. Siamo davanti veramente a qualcosa di disgustoso. E quindi qui si situano tutti quelli che sono i problemi etici e di morale, perché siamo davanti a tutto il tema della cooperazione al male, su cui nel 2005 la Pontificia Accademia per la Vita espresse appunto, fece uscire un documento sotto pressione di tanti genitori. Va detto che in America, rispetto all'Italia, su questo tema proprio etico e morale delle linee cellulari di feti abortiti con cui si producono numerosi vaccini, c'è veramente una forza, una grande militanza pro-life, in particolare avviata da un'associazione che si chiama Children of God for Life, che si è battuta tanto anche facendo pressioni non solo alle industrie farmaceutiche, ma anche alla conferenza episcopale americana, affinché si parlasse di questo, fino al punto che la Pontificia Accademia per la Vita nel 2005 fa uscire questo documento dove tratta il tema e dice che è un dovere assolutamente morale non fare le vaccinazioni, come dopo vedremo, ma richiedere assolutamente delle vaccinazioni, dei vaccini etici, quindi puliti da quello che può essere appunto una cooperazione al male, perché anche se questa cooperazione al male, qui sarebbe da fare un trattato di teologia, ma semplifichiamo proprio semplicemente, sarebbe materiale, quindi non formale, non voluta, non è che noi siamo d'accordo con l'aborto, anche se mediata, nel senso che noi non c'entriamo con quella pratica veramente, ed anche se remota, quindi collegata ad azioni Sì. passate, eccetera, eccetera, rimane comunque una cooperazione, ma non è che cambia il nome. Quindi in coscienza chiaramente ci rimane questa grave, chiaramente, grave proprio nel vero senso della parola, incertezza su questo tema, no? Cioè uno potrebbe pure dire, sì, vabbè, io sono favorevole ai vaccini, però cioè, io non posso cooperare, seppur lontanamente, a un male così grave come quello che è l'aborto. Quindi la Pontificia Accademia per la Vita nel 2005 invitava a fare quella che ad esempio Giovanni Paolo II ha espresso nell'Evangelium Vitae, il magistero precedente, postumo, eccetera, ha sempre portato avanti quello dell'obiezione di coscienza, Coscienza, chiaramente. esatto. Questo è il grande tema su cui noi come Renovati 21 vogliamo incentrarci. Purtroppo nel 2017 la PAV sembra, anzi, purtroppo ha palesemente avuto un cambio di paradigma, no? Cioè ha parlato di questo tema qui, è tornata a parlarne proprio il giorno in cui è stata promulgata la legge Lorenzin. Questo è stato davvero scioccante, sarà stato un caso, ma è stato abbastanza scioccante.
è venuta a parlare di questo tema etico-morale dicendo che queste linee cellulari sono distanti, no? Parte che abbiamo visto, è un'inesattezza perché abbiamo visto che ne sono state costruite delle altre che serviranno poi, come quella cinese che dicevo, Palvax 2, per sostituire queste vecchie. Però questo è un tema, una dichiarazione purtroppo che non sta in piedi, perché non si può parlare di linee cellulari distanti, perché è evidente che in una cellula, in una linea cellulare, ci deve essere, noi lo sappiamo se valutiamo tutte queste cose da un punto di vista non solo scientifico ma anche morale, un principio di continuità. Cioè, se noi sappiamo che la vita è dal concepimento in poi, e voglio dire, io non mi arrabatto nemmeno a, purtroppo, cioè, lo faccio, però sono anche un po' stanco di dover dimostrare, dire che la vita è dal concepimento in poi, perché continuiamo a farlo, non è che voglio Tanto, distoglierla da questa Cristiano, importanza. Cristiano, tanto, tanto le persone che la pensano come noi si svegliano, cioè ogni giorno ci sono persone che come noi che si svegliano e sanno che dovranno spiegare che 2 più 2 fa 4. Quindi ormai, cioè, Vero, vero, vero. ma Sono va anche bene così. importante, Esatto, certo, capito? assolutamente. Quindi. Però appunto stavo dicendo che c'è veramente un principio di continuità, cioè se la vita è vita dal concepimento in poi, le cellule sono le stesse, sono semplicemente invecchiate. Questo cosa vuol dire in un'immagine, in un disegnino che capirebbe anche un bambino? Che se quel bambino non fosse, queste cellule sono cellule invecchiate, se quel bambino non fosse stato abortito, semplicemente sarebbero le sue cellule da persona vecchia, anziana. Quindi c'è assolutamente un principio di continuità. Quindi l'obbligo morale in questo caso deve essere quello di fare obiezione di coscienza e noi con Renovate 21 invitiamo veramente tutti i genitori a porci innanzitutto questa questione, cioè l'obbligo morale è veramente questo, di chiedere vaccini etici, ecco, questa è la verità. E la materia di questa cosa, di tutto questo tema, è che sono cellule di esseri umani uccisi, quindi veramente è di una gravità inaudita. E a questo bisogna assolutamente rispondere, e in questo si vede anche davvero tanto di male, cioè pensare appunto che ai Esatto. nostri bambini, seppur lontanamente, possa essere inoculata una linea cellulare di aborti, oltre che un Giusto. farmaco che contenga questa linea cellulare, oltre che porre tanti quesiti poi sul tema anche scientifico, biologico, eccetera, chiaramente sull'aspetto morale veramente ci richiama a dover fare riflessioni enormi, ma soprattutto a impugnare, insomma, le armi che possiamo utilizzare, come quella della coscienza. Loro avranno un coltello dalla parte del manico su tutto quello che è la scienza, su quello che vogliono dire, ma non possono imporci un tema di coscienza. Ecco. Lo stesso varrebbe, ad esempio, per le altre due religioni monoteiste, cioè l'ebraismo e l'islam, dove ci sono vaccini che hanno numerosi vaccini prodotti con gelatina di maiale e nessuno dice niente, ecco, rispetto a questa cosa. Quindi, anche in Tu questo caso. hai accennato a vaccini etici. Dunque, ti dico, noi stiamo sforando alla grande, ma non è un problema. Io penso solamente al bambino che poi deve mangiare, a voi che. Sarà un problema per mia moglie, sì, non per me, Esatto, no, nel senso è talmente appassionante, è talmente interessante, ampio, vasto, che ti ascolto in silenzio, mi viene da interromperti perché ne voglio sapere di più, mi rendo conto che sto uscendo un po' da quello che è il seminato non ti diciamo, preoccupare. dell'elenco esatto di domande che ci siamo fatti, e hai visto che Il ce ne bello sono della altre che non diretta. riusciremo ad affrontare. Però penso che concludere questa chiacchierata con una speranza, perché tu hai parlato di vaccini etici. Assolutamente. Vaccini Sì. etici, vogliamo salutarci con questa speranza, Cristiano? Piuttosto che affrontare in maniera breve e non dettagliata le altre domande, anche se sforiamo, cioè mi dispiace poi a te, voglio dire toglierti del tempo dalla famiglia, però le altre domande sono tutte altrettanto interessanti, però credo che avendo affrontato un discorso così agghiacciante di quello che è dei contenuti dei vaccini e di quella che è l'immagine drammaticamente necrofila della industria che è nata per aiutare gli esseri umani.
mentre purtroppo non è totalmente così, io voglio essere sempre speranzosa. Tu hai parlato di vaccini etici, c'è questa possibilità? Si sta già facendo qualcosa? Ci sono? E se sì, cosa possono fare i genitori? D'accordo ovviamente con i medici, perché ci sono tantissimi medici che ti aiutano. Io posso portarti quella che è la mia testimonianza, io ho vissuto all'estero tanti anni e ho avuto la fortuna e la grazia di avere una pediatra per le mie figlie che era molto attenta. Non ti dico che era contro i vaccini, ma era di manica larga, chiamiamola così, Ma sì, che si giustamente, ci documentava e voleva. soprattutto somministrava i vaccini di cui lei era certa dei componenti. Quindi è piccola piccola questa testimonianza, però ti prego, assalutiamoci con una speranza altrettanto grande, ti prego, perché sennò non dormiremo tutti stanotte. Certo. C'è questa possibilità, è in corso? Cioè, allora, assolutamente bisogna chiudere con una speranza perché quella è ciò che deve muovere, cioè, le nostre critiche devono essere critiche che poi ci portino certo a scandalizzarci in un certo senso, ma che Certo. questo scandalo non serva ad assopirci. O porte tu scandalo e veniente, occorre che lo scandalo venga avanti, ma questo poi deve servire non a traumatizzarci, ma appunto a rinnovare le nostre speranze. Questo assolutamente ci tengo a ribadirlo, come giustamente tu hai fatto. Chiaramente tu facevi ad esempio l'esempio della tua pediatra. Si tratta semplicemente di, dico una cosa brevissima su questo, personalizzare, cioè personalizzare la terapia, le cure, eccetera. Cosa vuol dire sostanzialmente? È guardare a quella persona, non guardare al dogma, no? In questo caso della vaccinazione, della scienza, eccetera, ma mettere al centro di quella situazione, in quel preciso momento, la persona, quindi personalizzare, giudicare secondo una valutazione di quella persona. Questo vuol dire ritornare bioeticamente a mettere al centro la persona. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, assolutamente, esistono dei vaccini etici che in Italia purtroppo adesso non sono prodotti, in America sotto forti pressioni di associazioni particolarmente cristiane e cattoliche come Children of God for Life, che sono stati nostri ospiti ad una conferenza che abbiamo fatto a Roma di recente, proprio tutta incentrata su questo tema, dove era presente anche la dottoressa Teresa Deischer, che è una ricercatrice di fama appunto internazionale, che ha studiato tutto il problema del DNA esterno presente nei vaccini, e alla quale ha presenziato anche il cardinal Raymond Le Burg, oltre chiaramente a me e a Roberto Dal Bosco, l'altro fondatore di Renovazione 21. Lei ci ha proprio spiegato in questo grande evento che abbiamo organizzato le pressioni che con la loro associazione e tante componenti di genitori cattolici hanno fatto l'Episcopato, Conferenza Episcopale Americana e poi appunto in particolare alla GLAXO. Sono riusciti ad ottenere dei vaccini, diciamo così, etici, che però in Italia la GLAXO ovviamente non fa perché l'MPRV è uno di quelli della GLAXO e comunque prodotto ancora con queste linee cellulari di feti abortiti. E in Giappone sono state create, e questa è la vera alternativa etica, tantissime linee cellulari, ad esempio di derivazione animale. Abbiamo detto che queste cellule servono, ma non è indispensabile che siano innanzitutto cellule Certo, umane e meno che mai di bambini piccoli. bene, Cioè, tutto, certo. tutto ruota intorno a questo fatto. L'utilitarismo di questa produzione, di questo meccanismo di morte, cioè un bambino sano, abortito volontariamente, è il prodotto per questi sciacalli, per questi veramente mostri, per avere la qualità migliore delle cose, no? Però esistono assolutamente vaccini etici che sono di derivazione di linee cellulari animali e appunto non è obbligatorio, ripeto, che siano di bambini piccoli. Sono di bambini piccoli semplicemente perché, cioè, appunto, di età gestazionali giovani, proprio per i motivi che ho poc'anzi detto, cioè perché divengono, diciamo, di qualità, Sì, passatemi questa cosa che mi fa ho, no, piacere, come capito, piace dire, ho capito. esatto, dire. Quindi assolutamente ci sono
Dobbiamo renderci conto, sicuramente senza mai perdere le speranze, che questo disegno ci fa capire che qualcosa di veramente grosso e brutto ci sta dietro questa situazione, perché pur essendoci non vengono utilizzate queste alternative etiche, questo ci fa porre purtroppo tanti, tanti dubbi, tanti interrogativi su cui dobbiamo riflettere, ma esistono. Come fare? Innanzitutto continuare in questa battaglia, cioè rimettere al centro la persona, continuare in questa buona battaglia. Noi con Renovate 21 lottiamo tantissimo per questo. Domani faremo ad esempio una conferenza a Faenza che si potrà poi seguire sulla nostra pagina Facebook e via discorrendo. Continuare a creare una pressione, cioè è tramite una pressione ed è tramite un'analisi appunto di quella che può essere l'obiezione di coscienza. La strada è lunga, voglio dirlo, non è Certo. una cosa semplice. Ma le possibilità ci possono essere. In America ce l'hanno fatta, hanno fatto forti pressioni. Questo è quello che noi vorremmo continuare ad imitare con le nostre forze qui. Chiaramente, più aiuto abbiamo, questa ad esempio di stasera è una grande possibilità di parlare questo tema, per cui ancora vi ringrazio. Più persone abbiamo, più genitori abbiamo che vogliono stare con noi, e più sicuramente la pressione sarà alta su questa tematica. Quindi, Quindi questo a noi. continuare, esatto, continuare a Sì, informare, continuare a parlarne, tenere sempre comunque la soglia di attenzione alta e confrontarsi, perché voglio dire, io lo assolutamente, dico per chi ci ascolta, sai, il timore è, Renovazio 21 non è Novax, Renovazio 21 è Informavax, facciamo così? sì, Perché... va bene. Perché è giusto darvi lo spazio, no, le definizioni sono sempre brutte da dare, no? Però il mio timore è che voi possiate passare per il classico insieme di che ne so, la compagnia dei Novax. No, voi fate informazione, è diverso. Fate informazione scientifica e spiegate, che è la cosa più importante. Cristiano, l'opportunità ce l'hai data tu. Venendo, dandoci il tuo tempo e venendo a spiegarci e a raccontare in maniera dettagliata ed esaustiva e a svelarci anche lati talmente oscuri, scabrosi oserei usare, oserei dire, guarda, per quanto drammatici, no? Scabrosi e drammatici. Quindi grazie a te. Nel corso dell'intervista, tu sai che noi abbiamo iniziato la diretta e c'è la vostra pagina che è condivisa, quindi che è, scusami, taggata, quindi poi se volete condividere la diretta mano a mano, ho inserito il link del vostro sito. Mentre Grazie parlavamo sono mille. andata a cercare il nominativo del medico, ma non ho osato inserirlo perché avevo il timore, e anche il link al PDF della descrizione dell'NPR, mi sembra che fosse, giusto? Sì, Sì. esatto, però non l'ho inserito perché per timore che non fosse il link giusto, quindi ho semplicemente il sito, sì, che l'ho messo quello giusto, quindi poi con calma potrai andare a dare un'occhiata tu. Tieni conto che noi andremo avanti fino tutti i venerdì fino a giugno. Spero di poter avere l'opportunità di averti di nuovo, perché Molto volentieri. esattamente, Speriamo con la doppia diretta, così giusto riusciremo a risolvere. per... Hai capito tutto, hai capito. Cristiano, grazie, grazie mille, buon A lavoro. voi, buon lavoro altrettanto e grazie mille ancora a Buona tutti gli domenica, ciao ascoltatori caro, e a grazie, te. grazie caro, Un abbraccio a grazie. tutti. Ciao caro, grazie. Allora, abbiamo sforatissimo, cioè un'ora e 20 non succedeva mai. Chiudo questa puntata sforando alla grande, invitandovi, perché io mi sono resa conto di non averlo mai fatto, ma alle 21:30 su Popolo della Famiglia TV, tutti i venerdì, c'è Tecno PDF, che è condotta da Anna Cavallo. Questa sera Anna tratterà in maniera più dettagliata e approfondita l'argomento che con alcuni degli argomenti che abbiamo trattato con Cristiano al telefono, ed è una bellissima, che a me piace definire, dioincidenza, che accade nuovamente con Anna, perché lei prepara le sue dirette ovviamente per conto suo, ed io, e noi per conto nostro.
Eppure è capitato più di una volta che, senza sapere cosa trattassi io e cosa trattasse lei, alla fine abbiamo parlato degli stessi argomenti. Questa sera, stamattina ci siamo sentite e quindi mi ha comunicato che avrebbe parlato nell'ambito ovviamente di Tecno PDF, che è una rubrica che approfondisce come la tecnologia oggi interviene nelle nostre vite e come la tecnologia interviene in maniera lesiva anche nella scienza. Quindi vi invito adesso, mangiate un boccone e alle 9:30 di nuovo su Popolo della Famiglia TV insieme ad Anna Cavallo. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito nuovamente a condividere, ma a tappeto, la puntata di questa sera, perché Roberto è stato eccezionale e lo ringrazio ancora per il tempo e per l'opera che sta portando avanti insieme a Renovazio 21. Ma soprattutto mi scuso perché purtroppo la piattaforma non ci ha dato l'opportunità di poter avere Roberto in doppia diretta. A voi do appuntamento per venerdì prossimo, sempre alle 19:30, sempre sul Popolo della Famiglia TV. Vi ringrazio tutti, vi auguro una buona domenica e una buona settimana a venire. Ciao, grazie, alla prossima settimana.